Eccoci qui, amici di pomeriggio. Oggi ho degli ospiti veramente, veramente speciali. Il primo ospite che ho il piacere di presentarvi, in realtà, è un amico di pomeriggio già da tempo. Sto parlando di Padre Francesco. Benvenuto, Padre Ciao Francesco. Valentina, ben ritrovati a tutti quanti. Allora, ricordiamo al nostro pubblico che tu sei un padre passionista del santuario di San Gabriele della Dolorata e il nostro pubblico ti conosce perché hai presentato questo santuario meraviglioso, questa perla d'Abruzzo, a tutti i nostri ascoltatori. Quindi hai fatto conoscere un po' il santuario e oggi sei qui per far conoscere anche la comunità che vive nel santuario. Eh sì, vi ho portato anche alcuni confratelli, anche per far conoscere agli amici di Rete 8 alcuni della nostra comunità. E quindi lascio a loro la possibilità di presentarsi così li conoscete di persona. Allora, benissimo, allora, facciamo le presentazioni. Intanto io vedo due giovanissimi perché voglio dire gioventù passionista, quindi siete la branca giovane dei passionisti del santuario di San Gabriele. Quindi padre Carlo e padre Andrea, benvenuti. Grazie, grazie. Grazie di questo invito e di questa possibilità, ecco. Allora, per noi è un piacere farvi scoprire da coloro che magari non hanno ancora bene in mente chi era Gioventù Passionista, perché ci volete spiegare un attimo chi siete e quali sono le vostre attività quotidiane? Beh, Gioventù Passionista è un cammino già iniziato da diverso tempo e riguarda tutta quell'attenzione al mondo giovanile in tutte le sfaccettature, cioè non solo l'ambito vocazionale del tipo come proprio ricerca di consacrazione o di scelta di presbiterato, ecco, ma anche scelta familiare, consigli spirituali, ma anche più semplicemente di trovare serenità, pace nel cuore, ecco. Quindi il nostro impegno, già da diverso tempo, è quello di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, per fargli scoprire una gioia autentica, vera, piena, che si può scoprire proprio nel Signore. Dio non toglie nulla nella nostra vita, ma anzi ci aiuta e ci accompagna in ogni fase della nostra esistenza, partendo dai giovani, poi anche in tutte le altre fasi, anche più, Crescere. esatto, crescendo, adulti, giovani dentro, anche quelli meno adulti, insomma. Va bene. E sentite, voi mi stavate raccontando che svolgete anche delle attività proprio al santuario dedicate ai giovani. Sì, proprio in questi ultimi giorni, siamo alla fine di dicembre, abbiamo vissuto un'esperienza meravigliosa, Creati a Meraviglia, con un gruppo di giovani nel quale abbiamo avuto modo, ecco, di incontrarli e soprattutto di essere strumento per loro d'incontro con il Signore. È stato un tempo di grazia nel quale in qualche modo hanno scoperto la bellezza che li abita, perché non c'è cosa più bella per un giovane scoprire la bellezza che li abita, che è la bellezza che Dio ha posto in ciascuno di loro. Quindi credo che sono ritornati a casa anche con uno sguardo diverso, che è lo sguardo di Dio sulla loro vita. Molto spesso i giovani sono condizionati da sguardi negativi che li bloccano. Ecco, credo che questo corso Creati a Meraviglia, che vi proporremo anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, è un corso che un giovane deve fare nella propria vita almeno una volta per scoprire lo sguardo di Dio sulla propria vita che li cambia, che li trasforma, così come d'altro canto ha trasformato San Gabriele, ha trasformato ciascuno di noi e per questo motivo siamo qua. Senti, ma è un corso, come è sviluppato questo corso? Perché sono più giorni, no? Sì, innanzitutto l'abbiamo pensato in 4 giorni, si arriva nella mattinata, nel nostro caso è stato nella mattinata di giovedì e si va via nella domenica pomeriggio. Quindi Si si dorme lì? dorme al santuario, siamo insieme, ci sono delle camere preparate apposta per voi e poi è un'esperienza meravigliosa segnata da un tempo certamente di preghiera e di incontro profondo col Signore, ma anche di incontro con noi. Potete parlare con noi, potete comunicare quello che state vivendo e poi anche di incontro con gli altri, perché comunque è aperto a diversi ragazzi. Comunque c'è una fascia d'età che abbraccia dai 18 ai 36 anni e quindi tutti quanti siete invitati a partecipare.
Ma a proposito di inviti a partecipare, mi stavate dicendo che è in corso l'organizzazione di un altro evento che sta per iniziare, no? Sì, è proprio alle porte, anzi vi invitiamo dal 26 gennaio al 28, il corso dei fidanzati, Work in Progress, costruiamo il futuro. Occorre lavorare insieme per costruire il futuro, per costruire il vostro amore sul per sempre. Oggi la scelta più facile è una scelta fatta a tempo determinato, quindi ci accontentiamo, no, scegli qualcosa che dura per sempre perché ti rende felice solo così. Quindi cari giovani, vi aspettiamo, siamo ancora in tempo, mancano pochi giorni, ma contattateci, perché questo corso che è aperto sia a fidanzati, quindi coppie di ragazzi che già fanno un percorso insieme, ma anche a persone desiderose di fidanzarsi, quindi è il corso Fidanzati e Fidanzati, quindi partecipate, perché come vi dicevo prima, l'esperienza Credi a Meraviglia, anche questa esperienza sarà un'esperienza meravigliosa, fantastica, perché è segna dalla presenza di Dio che desidera incontrarvi e fare della vostra vita un qualcosa di meraviglioso, scoprirvi amati e capaci di amare, la cosa più bella e il centro della nostra vita. Facciamo così, regaliamo al nostro pubblico una piccola clip che la regia ci sta per preparare, e poi parliamo di questo, del modo che avete scelto per arrivare ai giovani. Auguri, il Signore faccia splendere il suo volto su di voi e sulle vostre famiglie, donandovi tanta pace. Il nostro caro santo, il santo del sorriso, il santo della gioia, il santo dei giovani soprattutto, era un passionista. Apparteneva a questa congregazione religiosa fondata da San Paolo della Croce nel 1720. E se poi scappo via così, nei vicoli di Spacca Napoli, ci rimarrei per sempre, ti giuro sempre, vorrei dirti che devo andare, ma che te lo dica fa? Chi cerchi oggi nella tua vita? Questa è la domanda che Gesù fa anche oggi a te. Cosa stai cercando, ma soprattutto chi stai cercando? I discepoli, come abbiamo ascoltato, cercavano Lui e soprattutto cercavano dove Lui abitava, cioè cercavano una relazione che sia familiare, una relazione che sia casa. Di questo il nostro cuore ha bisogno, di relazioni che siano case. Aspetta, è già partito. Vabbè, vai! Dai, Carlo! Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Carissimi, questo è uno dei passi più belli che Gesù ha potuto lasciarci. Voi siete il sale della terra. Voi siete, Gesù dice, voi siete, non che dovete essere o vi dovete sforzare, voi già lo siete il sale della terra. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e l'anziano, spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Abbiamo sbagliato, yeah! Dobbiamo fare le pulizie avanti. Ma sempre a pulire, qua non si smette di lavorare. Ma un altro incontro abbiamo. Dal 26 al 28 ci sarà l'incontro per tutti i fidanzati. Corso fidanzati o fidanzati. Quindi coloro che si sono fidanzati o che vogliono fidanzarsi. Quindi vi aspettiamo dal 26 al 28 qui al Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, per tutti i giovani, anche non giovani, a vivere questa esperienza insieme con noi. Anzi, a proposito, dammi una mano che qua da lavarci tutta questa cristalla. Dai, io lo faccio, è solo per voi ragazzi, vi aspettiamo, eh. Ciao, io a chiudere la porta e fa correre. Meravigliosa questa clip, scusatemi, ma quindi siete sui social, poi ho visto TikTok, Instagram, Facebook, siete attivissimi proprio. Eh beh,
non possiamo non pensare, ecco, di non abitare questi ambienti dove ci sono i giovani, e quindi stiamo cercando, anche con, avete visto, un po' di errori, anche in modo scherzoso, divertente, di, ecco, stare vicino ai giovani con un linguaggio che loro capiscono e comprendono meglio. Anche perché, tutto sommato, non è che mi sono così vecchio, ecco. No, ma infatti diciamolo, cioè, siete giovani anche voi, quindi anche voi fate parte di questo gruppo, no? Quindi il fatto che voi abbiate deciso proprio di entrare in comunicazione stretta con questa fetta magari di persone che non sono poi un'utenza, no, quotidiana del santuario, è proprio un modo per avvicinarvi, era questa la mission, no? Sì, sì, il nostro scopo era proprio quello di cercare di raggiungere più giovani possibili, non per forza legati al santuario, ma anche che sono sparsi un po' per tutta Italia. Infatti la cosa bella è che anche c'è un'attenzione da parte nostra, tanti ci mandano un messaggio oppure commentano, e noi cerchiamo, nei limiti anche dei nostri impegni e dei nostri tempi, di rispondere un po' a tutti quanti, cioè abbiamo questa attenzione nei loro confronti. Diventa il social un luogo di incontro, non solo poi virtuale, ma anche poi concreto, fattibile. Infatti anche gli eventi che noi sponsorizziamo sono un modo per passare dal virtuale al reale, di incontrare le persone realmente, dialogare con loro e anche mostrare come la vita dei frati non è una vita così aliena, anzi siamo più normali, umani, ecco, con tutti, con pregi e difetti, di quanto possiamo, ma ecco, alle volte si immagina, si crede, quindi siamo molto più amici, vicini a loro di quanto gli stessi ragazzi possono immaginare. Ecco. Infatti, quello che stava dicendo Carlo, che il momento in cui entrando sui social arrivano tanti messaggi, abbiamo riscontrato veramente che c'è un desiderio da parte delle persone di interagire con il mondo religioso, con i frati. Ecco, nei social dove siamo, quindi seguiteci su Gioventù Passionista, sia TikTok, Instagram che Facebook, e scriveteci, mandateci i messaggi. Noi stiamo cercando di rispondere, stiamo cercando di seguire un po' tutti. Quindi li leggete tutti quanti? Li leggiamo tutti. Bravissimi. Ovviamente, bravissimi. Poi lì dove c'è una domanda più interessante, magari c'è bisogno di una risposta, anche di vicinanza, di prossimità. Sono tante persone che sono nella sofferenza, nella malattia, o persone che chiedono ma dove state? Questa è la domanda che risuona di più, perché tanti ci vedono da tutta Italia. Ma quindi hanno voglia di venirvi a trovare, scusatemi. Certo, dovremmo invitarli e dobbiamo farli venire a San Gabriele, anche perché non lo conoscono tutti quanti. Anzi, noi li aspettiamo, cioè li vogliamo incontrare, li vogliamo vedere, vogliamo parlare con loro, ecco. Allora, ma sapete che cosa ho notato io con i social? È più facile cercare il confronto, fare una domanda, chiedere aiuto, perché è come se non si percepisse la barriera tra le persone, no? E quindi la distanza si accorcia. Il fatto che voi stiate cercando di tagliare ancora di più questa distanza vi fa onore, perché significa veramente noi vi leggiamo, però siamo anche qui, siamo pronti ad accogliervi. Anche questi incontri che state organizzando significa che veramente ce la state mettendo tutta, no? Sì, sì, cioè, certamente, perché di fatto ci stiamo impegnando, come diceva Padre Carlo, in questo mondo che è il mondo dei social, dove noi ci stiamo affacciando adesso. Però desideriamo incontrarvi da vicino, per questo attraverso i social, attraverso i numeri di telefono potete contattarci, perché effettivamente si realizzi questo incontro vero a tu, per parlare, per comunicare, se avete bisogno, ecco, di esprimere quelle che sono i vostri desideri, le vostre ansie, parlare con qualcuno di noi per avere un punto di riferimento, una guida, noi ci siamo, ecco, contattateci prima di venire, certamente, perché comunque anche noi abbiamo degli impegni, siamo dei missionari, viviamo anche l'esperienza missionaria, e quindi, ecco, ci facciamo trovare proprio per incontrarvi di persona, per guardarci negli occhi e parlare, ecco, con voi, condividendo quella che è la vostra vita.
Beh, questo è proprio un bel gesto comunque che state facendo, quindi io vi faccio i migliori auguri, perché speriamo che questa comunità continui a crescere ancora di più. I numeri sui social sono impressionanti, perché devo dire che veramente, veramente siete molto seguiti, e è tutto destinato a crescere, perché poi siete entrati in questo mondo da pochissimo. Ma a proposito di San Gabriele, a proposito di giovani, c'è un evento a voi molto caro, e molto caro anche a tutti gli studenti. Possiamo anticipare qualcosa già di questo evento? Sì, certamente sappiamo che l'11 marzo segnano i 100 giorni agli esami, un'esperienza che segnerà per tutta la vostra vita, perché chi è che può dimenticare il giorno della maturità? Credo nessuno. E quindi vogliamo viverlo con voi, pregando con voi e per voi, e soprattutto vivendo anche questa giornata con un tempo di festa, con un tempo, ecco, di incontro, di musica e quindi di divertimento. Quindi preghiera e divertimento, ciò che ha caratterizzato la vita e l'esperienza di San Gabriele dell'Addolorata. E state preparando anche un contest, vero? Sì, effettivamente, ecco, quello che anche si lancerà sarà un contest, però non vogliamo svelarvi troppo. Sicuramente ci sarà, ecco, una collaborazione anche con Rete 8, quindi dovete seguire sia Rete 8 che i nostri canali social per scoprire che cosa avverrà il giorno dei 100 giorni. Quindi vi invitiamo, ecco, a continuare a seguirci per vedere quale novità c'è quest'anno ai 100 giorni, e vi aspettiamo ovviamente numerosi. Quindi diciamo che comunque qualcosina possiamo iniziare a dire, anche per seguire un attimo poi tutto quello che, certo, che lancerete. Comunque noi di Rete 8 ci saremo, quindi è un contest che ha a che fare anche col mondo della televisione, non sveliamo altro, perché poi piano piano ce lo svelerete voi, diciamo. Una cosa però gliela possiamo svelare: il 25 febbraio, il domenica pomeriggio, volevamo lanciare questo contest, quindi troveremo il modo anche per farvi sapere sui social come lanceremo questo contest, come anche invitarli a partecipare, i ragazzi, soprattutto i maturandi. Ecco, il 25 febbraio potrebbe essere una data, anche che sta vicino alla festa di San Gabriele, per noi potrebbe essere una data per lanciarvi questo contest. Speriamo veramente di trovare una risposta piena dai ragazzi, da tutti i maturandi, che poi deve essere la festa loro, quindi è l'occasione che loro si mettano in gioco per avere anche un bellissimo ricordo di San Gabriele, dei 100 giorni. Beh, benissimo, allora io direi che più o meno abbiamo raccontato tutto quello che potevamo raccontare. Rimaniamo così con il nostro pubblico, continuate a seguirci e continuate a seguire i giovani passionisti su Instagram, su Facebook, su TikTok, scrivetegli e raggiungeteli anche di persona. E poi piano piano magari vi daremo anche qualche piccola news tra cui e i 100 giorni. Io vi ringrazio per essere venuti. Grazie a voi. E ci vediamo a San Gabriele allora. Vi aspettiamo.